Siamo in piena pandemia. Il diabete è considerato a livello mondiale come un'emergenza sanitaria. Il diabete è la terza malattia emergenza importantissima, al quale non possiamo più rinunciare ad una cura e ad una prevenzione. Quindi perché? Perché il mondo è cambiato, no? Ci stiamo urbanizzando, gli esseri umani stanno cambiando il lavoro, stanno dimenticando un pochino anche del curarsi, per cui le abitudini di vita. Quattro pilastri portanti sono i nostri pilastri fondamentali, quattro. Perché? Perché abbiamo due pilastri fondamentali che sono l'alimentazione e l'attività fisica. Non dobbiamo dimenticare altri due pilastri, uno che è quello dell'empowerment, cioè dell'educazione, l'insegnare alla persona a curarsi. Il quarto, ed è molto importante, perché è farmacologico. Voi mi direte: perché è farmacologico? Perché i farmaci di adesso per il diabete, non solo per il diabete, sono farmaci che ci stanno portando verso la prevenzione cardiovascolare, verso la prevenzione di altri organi, quindi protezione di organo. Quindi anche i farmaci dentro in tutto questo contesto ci permetteranno di aiutare la persona a vivere di più. Curare bene il diabete significa 10 anni di vita in più. Provincia di Varese, che abbiamo circa 890.000, perdonatemi, oltre 55.000, e devo dire che questo trend, ahimè, è in crescita. Siamo partiti da 10 anni fa che era un 5,5%, adesso siamo verso il 6,2%. Abbiamo raccolto, grazie ad ATS, come è disposta la prevalenza del diabete nel nostro territorio, ed è molto importante e significativo, perché vogliamo capire dove noi curiamo di più, no? E abbiamo sicuramente sul territorio verso l'Aveno, abbiamo, e quindi la zona lacustre è quella più fragile. E quindi noi con SST Sette Laghi e con la mia azienda stiamo promuovendo l'opportunità. Io già ho un ambulatorio sull'Aveno, ma rinforzeremo questi ambulatori proprio per portare in maniera più concreta la cura e i suggerimenti per curarsi. Il diabete di tipo 2 è particolarmente aumentato proprio perché c'è una minore attenzione a quella che è una dieta corretta. Non ci sono delle attività fisiche che aiutino a mantenere uno stato di salute costante, e questo porta ad avere sempre più diabetici che man mano che passano gli anni sono affiancati nella patologia da altre patologie, quale l'ipertensione, quale l'obesità, eccetera, che determinano uno stato di salute cattivo. Stato di salute cattivo a sua volta determina un aumento dei costi per il sistema sanitario regionale, che incide pesantemente poi su tutto quello che è l'attività del sistema. Dobbiamo lavorare soprattutto sui più giovani, perché noi abbiamo visto come nutrirsi in maniera non corretta è un agente che favorisce in maniera notevole l'insorgenza del diabete.